Nella casa del Grande Fratello, è scoppiato un forte scontro tra Iago Garcia e Michael Castorino, innescato durante le nomination. Iago ha nominato Michael, sostenendo che l'altro giorno l'attore aveva pianto per non avere visibilità nel programma, un comportamento che, secondo Iago, non gli piace. In risposta, Michael si è difeso spiegando che le sue lacrime non erano dovute alla mancanza di visibilità, ma al suo legame con l'azienda che ha all'esterno e ai dubbi sulla sua partecipazione al reality. Michael ha quindi ribattuto con una nomination a Iago, lamentando l'incapacità di trovare un punto di incontro a causa delle loro personalità diverse. Successivamente, dopo la puntata, la discussione tra i due è continuata. Michael ha accusato Iago di aver distorto le sue parole e di aver detto delle bugie, chiarendo che le sue lacrime erano legate a questioni personali significative e non all'assenza di visibilità nel gioco. Iago ha mantenuto la sua posizione, chiedendo di mostrare una clip in cui Michael esprimeva i suoi sentimenti di invisibilità, sottolineando che tutti i concorrenti hanno questioni importanti da affrontare al di fuori della casa. Gli utenti di Twitter hanno rintracciato la clip in questione, in cui Michael esprimeva il suo disagio per non sentirsi importante all'interno del programma e per la sua costante sensazione di invisibilità. Michael ha dichiarato che si sente escluso, non sapendo nemmeno perché sia stato scelto per partecipare al reality. Nel clima di tensione, anche Lorenzo è intervenuto nelle discussioni tra Iago e Michael, con i tre che hanno continuato a litigare incessantemente, creando un'atmosfera di conflitto costante. La situazione all'interno della casa del Grande Fratello si fa dunque sempre più tesa e complicata, con i concorrenti che sembrano avere difficoltà a interagire in modo costruttivo. La lite tra Iago e Michael è divenuta un punto centrale dell'attenzione, suscitando reazioni tra i telespettatori e creando dibattiti sui social. La dinamica del gruppo si sta rivelando fondamentale per il prosieguo del programma, rendendo evidente come le emozioni e le personalità in gioco possano influenzare l'andamento del reality.